Penso che all'inizio hanno tutti voglia e entusiasmo e fare, magari poi il primo giorno. Si è cominciato a lavorare, loro forse non erano abituati tanto, almeno forse se l'aspettavano, visto che di me si parla sempre. Sono uno che faccio male agli altri. Avevo impressione tutti che ne parlavano male. Ne parlavano male, era il primo anno, io ero un po' timoroso perché non sapevo come comportarmi. Invece poi conoscendolo e standoci in contatto tutti i giorni, capivo una persona eccezionale, una persona che ti dà tranquillità, ti dà serenità, e penso che per un professionista è la cosa più importante. Il mister penso che ha dato tantissimo, soprattutto a noi giocatori. L'unica cosa, diciamo, negativa è che non siamo riusciti ad ottenere i risultati che saranno fissati, però penso che sia caratterialmente che professionalmente ha lasciato tantissimo a noi giocatori, perché ha dimostrato sempre correttezza con tutti, né più e nemmeno con i grandi giocatori e con i giocatori un po' meno forti, perciò penso sia stata una persona eccezionale. A me come giocatore, di nuovo, bisogna cercare di fare tutti uguali, ormai se qualcuno non mi era tanto simpatico lo facevo giocare di più, perché proprio per dimostrare che io non ce l'ho con nessuno. Parlare del mister credo di eccedere nell'aspetto positivo, perché per me mi ha aperto una porta su questo sport che difficilmente altri riusciranno a chiudere, insomma, l'amore che ha lui per lo sport, la preparazione fisica, considerarci atleti, la meticolosità del suo lavoro, il capire che tutte le cose vanno allenate, dai calci piazzati alla corsa, dai recuperi inattivi alle posizioni in fase offensiva, il tutto coordinato, altrimenti lo sport di squadra, qual è il calcio, non avrebbe un senso. Subito abbiamo visto che è un personaggio molto simpatico, sembra duro, però scherzavamo tutti insieme. Contrariamente a quanto poteva sembrare così in televisione o per chi non lo conosceva bene, era una persona molto simpatica, sempre pronta alla battuta e a cui piaceva scherzare. Ma io alla Roma con Gautieri, con Di Biagio, con Totti, con Paolo Sergio potevo fare delle battute e scherzare. Ah, guarda, lui da di fuori sembra una persona totalmente differente, invece conoscendo e starci vicino è una persona che ci parli tranquillamente, scherzi, ride, penso che ti fa stare bene, perciò io una mia teoria, che è inutile parlare di una persona che non conosci, perciò va prima conosciuta e poi giudicata.